Benvenuti amici di Android Blog ad una sfida tra generazioni. LG G2 per il 2013, Samsung Galaxy S5 per il 2014. Nonostante i mesi che li separano all'uscita, la differenza tecnica non è così marcata, ma soprattutto conviene spendere molto di più per un top di gamma uscito quest'anno? Andiamo a scoprirlo in questo confronto. Eccoci dunque in compagnia di due dei migliori top di gamma dal 2013 a questa parte. Io vi invito ad andare a vedere gli unboxing e le recensioni relative ai due terminali per tutte le informazioni più precise. Noi qua ci limiteremo a parlare un po' delle differenze principali che riguardano l'uso quotidiano, ma anche l'ergonomia e tutto ciò che differenzia questi due modelli. Vi ricordo brevemente le dimensioni: 141.9 x 72.39 per 8.13 mm di spessore, 145 grammi di peso caratterizzano Samsung Galaxy S5, 138 mm per 72 per 70 scusate, .9 per 8.9 mm di spessore, 142 grammi di peso sono le misure di LG G2. Questo cosa vuol dire? Il peso è praticamente ininfluente, sono molto leggeri tutte e due, ma quei pochi millimetri in meno di LG G2 rendono l'ergonomia generale dello smartphone migliore. Voi dite, sono davvero pochi? Sì, sono pochi, ma in mano, soprattutto in mani piccole come le mie, si sentono, e anche abbastanza. E non dimentichiamo che il display di LG G2, io vi avvicino le cornici del display, è leggermente più grande, 5.2 pollici contro 5.1 pollici, ma Samsung trova i tasti funzione qui sulla scocca che non vanno a rubare spazio al display, cosa che invece abbiamo su LG G2. Andiamo a regolare un attimo la luminosità regolabile da tutte e due le parti in questa tendina. Vi faccio vedere come le luminosità massime siano simili, perché probabilmente vedrete il Samsung come luminosità maggiore, ma vi dico che alla luce del sole si vedono abbastanza bene tutte e due. Sì, forse un leggero vantaggio di Samsung c'è. Nonostante un Super AMOLED equipaggi lo smartphone di Samsung, appunto. Sono lontani i tempi in cui i Super AMOLED non si vedevano alla luce diretta del sole. Oltre l'ergonomia, adesso passiamo all'autonomia. Ecco, Samsung Galaxy S5 è forse l'unico terminale provato negli ultimi tempi che riesce ad eguagliare LG G2 come autonomia. Nonostante infatti i 2200 mAh presenti nella batteria del Samsung, che ricordo è removibile, probabilmente lo schermo un po' più piccolo, magari il consumo inferiore dell'AMOLED, fa in modo che l'autonomia sia assolutamente paragonabile. Un giorno vince uno, un giorno vince l'altro, ma comunque si arriva abbondantemente la sera e si fa anche un giorno e mezzo con tutto l'uso intenso possibile, 3 caselle di mail in push, Facebook, WhatsApp, Hangout, tutto in push, una casella che si sincronizza ogni ora, tutte le notifiche delle varie applicazioni attive e la rete che più o meno è equivalente l'uso in 3G oppure in Wi-Fi. Quindi autonomia promossa per entrambi. Complimenti a Samsung per aver ottimizzato così bene il suo Galaxy S5 e complimenti ad LG per aver infilato un 3000 mAh di batteria in una scocca comunque più piccola. Andiamo a parlare dunque di questo display. Apriamo la nostra applicazione di test per farvi vedere le differenze cromatiche. Intanto riuscite ad apprezzare anche la velocità che contraddistingue l'apertura delle applicazioni nei due terminali. Andiamo a vedere, alzando la luminosità al massimo su entrambi, come nonostante il Samsung sia settato su foto professionale, quindi un settaggio realistico, i colori risultino comunque più accentuati come caratteristica del Super AMOLED, ma è comunque diversa la resa cromatica.
Potete vedere anche i bianchi come abbiano questa tendenza, stavolta un po' più giallognola sul Samsung, un po' più fredda sul G2. Di solito i colori freddi caratterizzano gli AMOLED, e invece, vabbè, sui neri il paragone non è da fare perché l'IPS non riuscirà mai a raggiungere il livello di nero di un AMOLED. Torniamo indietro, ma questa differenza cromatica come si traduce nell'uso e nella visione quotidiana? Andiamo a vedere delle foto che hanno differenti dominanti, ve li metto così, continuo ad alzare la luminosità al massimo, come rendono le foto? In realtà in modo molto simile, nonostante la gamma cromatica abbiamo visto sia diversa, la resa fotografica è davvero simile. Guardate anche qui questa foglia, ecco, forse LG continua come caratteristica dell'IPS a mantenere dei colori un pochettino più reali, ma sui contrasti l'AMOLED vince nettamente. Guardate anche i colori chiari. Comunque, differenze che ognuno apprezzerà a suo modo. C'è a chi piace più i colori dell'AMOLED e a chi piace più quelli dell'IPS. Quindi lascio a voi la scelta del vincitore per quanto riguarda i colori del display. E io vi posso dire che comunque sono due ottime unità. Però l'angolo di visione è maggiore sul Samsung. Vedete come LG G2, soprattutto di taglio, uso davvero poco convenzionale dello smartphone, perda un po' le sue caratteristiche, mentre l'AMOLED non ha assolutamente problemi. Andiamo a vedere ora la parte telefonica. Parte telefonica, ve lo anticipo subito, appannaggio di Samsung, soprattutto come qualità sonora, non tanto per il volume. Andiamo a chiamare il nostro numero di test prima su LG G2. Alziamo il volume, tasti dietro, altra caratteristica di G2. E speaker posizionato qui. Ok, ha qualche problema il risponditore del 119, chiamiamo un numero verde. Ecco fatto, e riproviamo, via voce e volume. Benvenuto nel servizio clienti, è un servizio elettrico che opera sul mercato di maggior... Ok, proviamo ora al Samsung. Con lo stesso numero, alziamo il volume, possibilità di fare le videochiamate sul Samsung, cosa che non ha LG, videochiamate standard, intendo. Benvenuto nel servizio clienti, è nel servizio elettrico che opera sul mercato di maggior tutela. Ok, diciamo che i volumi si equivalgono, ma comunque il suono restituito dall'altoparlante del Samsung risulta più pieno e comunque di qualità più elevata, ma l'altoparlante posizionato sotto di LG G2 fa in modo che il suono non venga attenuato quando appoggiamo gli smartphone su una superficie assorbente. Quindi passiamo ora alla parte SMS. Client SMS differente, potete vedere qui su Samsung come vi sia la possibilità di aggiungere dei destinatari predefiniti, e come invece su LG vi sia questa ottima gesture che permette di regolare la grandezza dei caratteri. Andiamo a scrivere un nuovo messaggio per entrambi per farvi vedere la tastiera. Tastiera che adesso su LG devo posizionare, devo rimettere quella stock di fabbrica, io avevo usato la Swift Key. Ecco, potete vedere il layout della tastiera come siano pressoché simili, personalizzabili tutte e due. Abbiamo lo swipe su quella di Samsung, non l'abbiamo su quella di LG, ma la velocità nella scrittura è davvero ottima su entrambi i dispositivi. Il correttore automatico funziona bene, e quella di Samsung ha in più la caratteristica dello swipe, ridimensionabili tutte e due e comunque molto molto personalizzabili. Usciamo dagli SMS, andiamo a parlarvi di client email. Client email, nonostante quello di LG sia davvero ottimo, adesso vi farò vedere la stessa email, tanto vedete anche la velocità di apertura dei due client email, quello di LG permette un pinch out massimo
massimo posso vedere tutta l'email in un'unica schermata. Quello di Samsung permette il pinch out come Android 4.4 ci ha abituato, ma comunque dobbiamo lo stesso fare uno scroll verso il basso per vedere tutto il contenuto dell'email. Cosa ha in più Samsung? La possibilità di andare, scusate adesso ho fatto un tap di troppo, di andare a eliminare le email con i gesti che abbiamo imparato a conoscere su KitKat, cosa che nonostante l'aggiornamento di KitKat non è presente su LG G2. Aspettiamo se verrà implementata su futuri aggiornamenti. Andiamo a parlarvi ora di parte multimediale. Ecco, parte multimediale che è stata diciamo resa in modo interpretata in modo diverso su questi due smartphone, nonostante tanti abbiano molteplici impostazioni. Adesso qua avevo la camera frontale su il G2, andiamola a mettere sulla... Ecco, qua potete vedere tra l'altro la differenza di interpretazione dei colori. Il colore della tovaglietta lo vedete sullo sfondo e lo vedete anche riprodotto sui due display. Modalità, qua presenti su LG tutte queste modalità. Queste sono le impostazioni che possiamo scegliere sul nostro G2. Video non sono in prima funzione, queste sono le impostazioni dei video, possiamo registrare al massimo a 60 frame per secondo in full HD. Vi dicevo, interpretazione diversa per quanto riguarda soprattutto gli scatti notturni. Adesso sono andato troppo indietro. Finisco di farvi vedere le modalità anche sul Samsung. Qui le impostazioni delle foto e dei video possiamo registrare in Ultra HD sul Samsung Galaxy S5. Video che sono in prima funzione cliccando su questo pulsante. E qui le modalità d'uso, dove possiamo andarle a aumentare con il tasto download. Andiamo a provare uno scatto veloce su entrambi i dispositivi. Qui inquadriamo il nostro soggetto, troppi soggetti in questa foto. Vedete la velocità di messa a fuoco? Ecco fatto. Molto molto veloce sul Samsung lo scatto e la messa a fuoco. Potete vedere come sia praticamente istantanea. Andiamo a provare lo stesso scatto su LG. Messa a fuoco un pochino più lenta, ma scatto comunque veloce. La messa a fuoco è notevolmente più lenta negli scatti notturni su LG. Usciamo dall'interfaccia della fotocamera e andiamo a vedere i risultati di questi scatti. Apriamo in entrambi i dispositivi la galleria. Io cerco di fare tutto in modo abbastanza simultaneo per farvi vedere le velocità di apertura delle varie applicazioni. Andiamo a prendere gli stessi scatti, o comunque pressoché gli stessi scatti. Questo è uno scatto scattato dalla camera frontale. Intanto vi volevo avvisare che il sensore della camera posteriore di Samsung Galaxy S5 è in 16 noni, mentre in 4 terzi quello di LG G2. Guardate come è stata resa in modo differente la colorazione. E come qualità video sulla camera frontale 2.1 megapixel per entrambi, diciamo che è paragonabile. Andiamo a prendere ora le altre fotografie. Intanto potete vedere la possibilità di questi gesti sulla galleria di LG G2 per le funzioni rapide, gesti che non sono presenti su quella di Samsung. Andiamo a prendere le altre foto che abbiamo scattato. Comunque potete vedere tutte le foto sulla nostra prova, di cui avete il link in descrizione. Andiamo a prendere ad esempio la foto scattata con HDR e senza HDR qui sul Samsung. Vi avvicino il telefono per farvi vedere le differenze. La stessa foto scattata su LG per farvi vedere l'HDR e il senza HDR su LG. Diciamo che funziona abbastanza bene per entrambi, ma un pochino meglio su LG. Potenza del flash. Questa foto è stata illuminata da zero pressoché con solo l'utilizzo del flash. Qui potete vedere la differenza, come potete vedere 16 noni contro 4 terzi e differenza di interpretazione dei colori anche in questo caso. Foto scattata con un'illuminazione sufficiente, ma comunque sempre in notturna, vedete come il lampione che qua illumina una piccola parte di fotografie vada a sovraesporre tutta questa parte di LG. Se andiamo a zoomare andiamo a vedere come il rumore video sia comunque evidente sia su LG sia su Samsung. Continuiamo, qui il flash è scattato
scattato perché le foto ho preferito farle tutte in modalità automatica per far vedere il classico punta e scatta. Anche qui qualche problema sulla resa delle luci forti, dei controluci su LG. E andiamo a vedere anche qui la resa del rumore video, come sia evidente, ma come comunque il flash di LG abbia illuminato un po' più in lontananza rispetto a quello di Samsung. Diciamo che, a parte la differente interpretazione, tutti e due soffrono abbastanza in notturna. Poche luci interno, qui potete vedere le differenze. Macro, andiamo a prendere la stessa foto, guardate qui. Ricordo che Samsung monta una camera da 16 megapixel, quindi è normale, andando a zoomare, vedere un po' meno perdita di dettaglio rispetto alla 13 megapixel di LG, che però è stabilizzata otticamente. Stabilizzatore ottico che aiuta a mantenere ferma la fotografia, e quello che aiuta invece ad avere buoni scatti sul Samsung Galaxy S5 è la velocità di messa a fuoco e scatto, davvero ottima. E che ci permette di ottenere comunque in entrambi i dispositivi ottimi scatti in condizioni di luce abbondante. In notturna diciamo che ognuno ha i suoi difetti, sarete poi a giudicare i risultati finali nella pagina, andando a vedere la pagina della nostra prova. Torniamo in galleria, andiamo a vedere come vengono riprodotti i filmati. Andiamo nella nostra cartella con i video di test e vi faccio vedere come il Samsung riproduca sì tutto. Cominciamo a farvi vedere il Full HD per entrambi, che è qua. Non riuscirò mai a farli partire in simultanea, proviamo. Ok. Ale. Partito prima LG, visto? Abbassiamo il volume di LG. Ora abbassiamo quello di Samsung. Tanto voi continuate a vedere le differenze di colori nella riproduzione. E qui i contrasti vincono assolutamente sul Samsung. La luminosità era più bassa su LG, mi scuso in questo caso, ma quello che ci interessava era diciamo la gamma cromatica e la riproduzione. Ma vorrei farvi vedere, vi dico che comunque tutti riproducono anche l'MKV, adesso sono uscito sul Samsung, riproducono anche l'MKV ma senza nessun problema anche i DVX, ma i DVX su LG hanno l'audio, sentite? Mentre sul Samsung il codec AC3 per questo DVX non è supportato. Vedete come dice la scritta. Comunque, come riproduzione, nessun problema. Dopo i nostri video di demo, andiamo a vedere come sia l'esperienza del gaming. Andiamo quindi ad aprire Real Racing, cerchiamo di farlo partire contemporaneamente per vedere come adesso qua non l'ho messo sulla home, quindi lo facciamo partire qua. Andiamo a vedere come siano i tempi di caricamento a livello di potenza pura. Proviamo? Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Aspettiamo, adesso si allargherà anche la schermata su LG G2. Snapdragon 801 GPU Adreno 330 per Samsung Galaxy S5, Snapdragon 800 GPU Adreno 330 di nuovo su LG G2, scusate. È arrivato un pochino prima il Samsung, attenzione, aggiornamento che ci dice di scaricare ulteriori dati. Allora, io finisco qui di scaricare i dati e ci rivediamo appena potremo far partire il gioco. Eccoci di ritorno dopo un download, mi scuso, ma provando tanti terminali qualche aggiornamento può anche sfuggire. Riproviamo a far partire contemporaneamente il gioco, stavolta senza falsare la prova data dalla presenza di un download ancora da effettuare. Vediamo i tempi di caricamento, che sono comunque ottimi vista la potenza dei due terminali. Visto?
Nonostante lo Snapdragon 800, sembra arrivare prima LG G2. Quasi. Ok, allora, azzeriamo il volume di LG G2, andiamo a prendere Samsung Galaxy S5 e iniziamo una nuova gara. Andremo adesso ad acquistare una nuova auto, ci farà acquistare una nuova auto. E ecco fatto, compra, confermiamo e proviamo a partire per la nostra prima gara, anche qui sul Samsung Coppa, circuito di Suzuka. Vado ad alzarvi il volume. Lasciamo questa visuale, specchietti attivi ovviamente. Sentite anche l'audio qui come è molto pieno. Vi dico che lo speaker fa vibrare tutto il retro del telefono. Va bene, insomma, un'idea ce la siamo fatta, nessun problema assolutamente. Iniziamo anche qui su LG G2. Andiamo a cercare la stessa gara, non ce la faremo mai, sì. Ecco fatto, però con un'altra macchina e vabbè. Ecco, ha deciso oggi darci dei download a sorpresa LG G2 e speriamo che un mega sia abbastanza veloce da scaricare qui in diretta. Mi spiacerebbe tagliarvi di nuovo, vediamo un po'. Questo non potevo assolutamente saperlo prima perché, come avete visto, non ci ha dato assolutamente avvisaglie quando abbiamo aperto il gioco. Ci vediamo appena parte la gara. Eccoci di ritorno, alziamo il volume. Schiantiamoci subito. Probabilmente ho sbagliato un attimo a calibrare l'accelerometro. Comunque sia, assolutamente nessun problema, neanche in caso di LG G2. Darei il reparto gaming assolutamente a pari merito. Andiamo ora alla prova del browser. Browser stock su entrambi i dispositivi, andiamo ad aprirlo contemporaneamente. Andiamo a cercare nella barra di ricerca il nostro sito. Eccolo qui, andiamo a vedere se lo troviamo in modo da farlo partire. Se a farlo partire contemporaneamente, stavo dicendo 1, 2, 3. Tempo di caricamento assolutamente paragonabile. Io non so se voi abbiate visto differenze significative, ma io non le ho viste. Guardate anche lo scroll come sia simile. Proviamo a aumentare e a vedere se c'è la rimpaginazione del testo. Entrambi fanno lo zoom out, quindi niente. Guardate un attimo di problemina di rendering sia su Samsung che su LG. Proviamo ad aprire un sito un pochino più pesante, andiamo su Il Corriere. Ok, e qui su entrambi andiamo a vedere se è attiva la modalità desktop, qua no. Andiamo a vedere se è attiva qua, no, la andiamo ad attivare su entrambi. Avete visto possibilità per entrambi di attivare la modalità desktop. E andiamo a riprendere Il Corriere e proviamo a farlo partire contemporaneamente. Ce l'avevo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Stavolta netto il vantaggio di Samsung, ma LG in recupero. Guardate la barra di caricamento.
Qui posso già navigare, già tutto caricato. Ecco, quindi sui siti più pesanti il clock più alto, 2,5 GHz, e il processore più moderno un po' si fanno sentire. Nonostante ciò, anche la navigazione su LGG2, poi dovete anche considerare le priorità del router che non sempre sono quelle che ci aspettiamo. Comunque potete vedere come la velocità su entrambi sia buona. Entrambi hanno qualche problemino, ma entrambi forniscono una navigazione internet pressoché al top. Usciamo ora dal browser web e vi parlo di differenti personalizzazioni software. Allora, abbiamo imparato a conoscere la nuova TouchWiz di Samsung, abbiamo imparato a conoscere il software di LG, quindi quali sono le principali differenze? Le Air Gesture su Samsung, andiamo nelle impostazioni, vi faccio vedere come sono divise, abbiamo il download booster per potenziare la velocità di rete, le impronte digitali, quindi sensore biometrico presente su Samsung, ovviamente niente sensore su G2, abbiamo anche la possibilità molto interessante sul Samsung, viste le dimensioni, di utilizzarlo con questa modalità con una mano sola, con questa gesta. Con questo gesto, se riusciamo, ecco, possiamo rimpicciolire il display, possiamo fare tutto quello che vogliamo, con una mano sola, come se stessimo usando il telefono a schermo intero. Agevolazioni con una mano sola che per LG riguardano solo la tastiera e poco altro. Per quanto riguarda il risparmio energetico, è presente su entrambi, però è diciamo quello classico su LG. Abbiamo invece una modalità risparmio energetico avanzato. Adesso non la sto attivare perché ci mette un po', che fa in modo che il display diventi in bianco e nero. Si possano usare poche funzioni di chiamate e messaggi in modo da aumentare notevolmente, scusate, l'autonomia di Samsung Galaxy S5. Ovviamente da usare solo in caso di emergenza. Ma comunque emergenza che difficilmente si presenterà visto l'ottima autonomia di entrambi. Multi Windows su Samsung che serve a splittare in due lo schermo, possibilità di chiudere un'applicazione con un gesto a tre dita e riprenderla su LG G2. Diciamo che Samsung ha tante impostazioni software, poi sta a voi giudicare quante siano utili. Abbiamo anche, ad esempio, la possibilità di un tasto con applicazioni preferite che va a fare apparire un tastino riposizionabile, l'avrete sicuramente visto sulle recensioni del Samsung, in cui possiamo attivare rapidamente le applicazioni. Poi, non so voi, io preferisco crearmi una semplicissima cartella sulla home, che magari è anche meno invasiva. Andiamo a vedere ora lo spazio in memoria su entrambi i dispositivi. Riprendiamo le impostazioni tab su LG che potete vedere qui. Layout è modificabile su Samsung. Andiamo sulle informazioni del dispositivo, eccolo qua. Versione software Android 4.2.2 su entrambi i modelli, ma io andavo a cercare lo spazio in memoria, eccolo qui. Archiviazione qui. 16 giga su Samsung, di cui una capacità ridotta di 4,20 giga su memoria di sistema, eccolo qui. Il modello di G2 che abbiamo in prova è un 32 giga, ma potete già vedere quanti siano disponibili effettivamente. Fate le dovute proporzioni con il modello da 16 giga, sono circa 11 disponibili sul 16 giga. Cos'altro cambia tra i due? Beh, assolutamente a vantaggio di LG la modalità di blocco-sblocco con il toc-toc. Davvero una comodità utile. E i tasti dietro, una volta imparati a usare, risultano davvero pratici. Non è facile andare a inseguire i tasti volume qua in alto con le dimensioni del Samsung Galaxy S5. Intanto il meteo mi fa gli scherzi, si è abbassata la luce, quindi io vado ad abbassare di conseguenza anche un po' la luminosità del display, che se no risultano molto sovraesposti sul
video. E abbiamo la radio FM su LG G2, non è presente invece su Samsung Galaxy S5, dove però abbiamo il sensore di battito cardiaco abbinato alla suite S-Health, che integra anche un contapassi. Vedete, io oggi ho già fatto 1786 passi con lo smartphone in tasca. Funziona, diciamo, una volta su tre il sensore cardiaco, e sinceramente lo vedo più utile su un indossabile così come il contapassi, più che su uno smartphone. Le personalizzazioni di Samsung sono superiori numericamente, è molto comoda ad esempio il gesto che dal registro chiamate possiamo con uno swipe a sinistra e destra chiamare o mandare un messaggio. È molto comoda anche il gesto che permette di chiamare una volta visualizzato un contatto direttamente appoggiando lo smartphone al telefono, cose non presenti su LG G2, dove però possiamo rispondere alle chiamate appoggiando anche qui all'orecchio il telefono. Quindi dicevo, tante le impostazioni software di Samsung, ma minori di numero, ma comunque molto utili anche su LG. Cos'altro dirvi di questi due dispositivi? Beh, su LG abbiamo ad esempio la Guest Mode, che permette di attivare una modalità ospite che ci permette di dare senza problemi il nostro telefono ad un nostro amico, attivandogli solo le funzioni e le applicazioni che vogliamo noi tramite un accesso con un codice. Passiamo ora a testare la riproduzione musicale di questi due dispositivi. Apriamo prima sul Samsung la nostra canzone di test. Facciamo ripartire. Alziamo il volume. Adesso facciamo partire la nostra canzone anche su LG. Anche qui paragonabile il volume, ma una qualità sonora lievemente superiore sul Samsung. È giunto ora il momento di trarre le conclusioni di questa sfida. Parliamo un po' di materiali prima di concludere. Sono plastiche tutte e due. L'estetica è assolutamente soggettiva, ma io personalmente trovo forse più elegante le scelte stilistiche di LG. I bordi sono molto fini, l'ergonomia è assolutamente migliore, e Samsung, diciamo che non è brutto, ma è forse un po' troppo sportivo per un terminale da comunque 700 euro all'uscita. Ma già che siamo nei prezzi, parliamo di prezzi. 700 euro all'uscita, 699 Samsung Galaxy S5 e versione 16 giga, 599 versione 16 giga di LG G2, scusate il colpo che ho dato al cavalletto. Adesso comunque la forbice tra i due, nonostante LG si possa trovare addirittura sui 330 euro la versione da 16, di Samsung circa a 550, ma comunque la forbice rimane sui 200 euro. Ecco, 200 euro sono giustificati nell'acquisto di un top di gamma di quest'anno? Ora, in senso assoluto no, lo avete visto, le prestazioni sono davvero molto simili, il display è sempre un Full HD, la velocità nell'apertura, nei giochi e comunque di tutte le applicazioni è assolutamente paragonabile, ma Samsung Galaxy S5 ha qualche funzione in più. Penso al lettore di impronte digitali, al sensore cardiaco, ma soprattutto l'espansione di memoria tramite micro SD. Questo è un grande vantaggio per Samsung. Tutte queste cose in più valgono 200 euro? Per me no. Però voi fateci sapere in un commento qui o nell'articolo relativo al video, di cui trovate il link in descrizione, e cosa ne pensate in proposito. Se il video vi è piaciuto, vi invito a cliccare mi piace e a iscrivervi al canale se non lo siete ancora, perché sono in arrivo sempre nuovi confronti, nuove recensioni e nuove rubriche. E per oggi quindi direi che è tutto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.